Napoli 1 ottobre, Palazzo alla Barbieri, giornalisti a confronto, crisi dell'editoria, un tema importante e crisi della professione dei giornalisti. Ne parliamo con il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e con il professore Antonio Coviello, economista, docente presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Presente all'evento Mimmo Falco, presidente del Corecom Campania. A voi il servizio. Quello della legalità in un ambiente, in un settore che effettivamente, anche grazie ai social, sta veramente perdendo terreno. Sì, diciamo che i social sono una grossa opportunità, vanno utilizzati in modo corretto, soprattutto da noi giornalisti, perché sui social c'è tutto. C'è divertimento, ci sono informazioni, ci sono fake news, ecco, quindi noi dobbiamo fare un'informazione corretta anche sui social che vengono spesso utilizzati. Quindi noi siamo qui oggi per lanciare un messaggio a sostegno del lavoro, della legalità e del lavoro. E quindi un messaggio che va verso tutte le forme del lavoro Della per i comunicazione giornalisti generale. e dell'informazione. Quindi tutte le forme, quindi televisioni, giornali, carta stampata, web e poi tutte le altre forme come la legge 150. Nascerà un osservatorio, così come la legge regionale sull'editoria, che ormai è addirittura d'arrivo, e tutte e altre forme. Quindi un momento importante con una bella partecipazione di giornalisti professionisti e pubblicisti. Diciamo, e quindi per lanciare un messaggio, noi già l'anno scorso tenemmo una prima assemblea su questi temi che fu stata molto partecipata, e quindi quest'anno ringrazio, e tra l'altro è allargata perché al segretario di stampa romana Pappagallo, che partecipa, per una delegazione di Milano, più il professore Coviello, che abbiamo invitato come esperto, insomma, anche come segno, insomma, di apertura della nostra professione verso tutta la società civile. Grazie Presidente. Professore Coviello, ci sono una marea di dati da dare, ma noi ci rendiamo conto che è una materia abbastanza complessa. Sostanzialmente c'è un calo vertiginoso anche del materiale cartaceo che viene pubblicato. Cosa sta succedendo nell'universo del giornalismo? Sì, ecco, io mi sono preoccupato di indagare i dati economici, i dati statistici, e purtroppo sono negativi. Abbiamo avuto un calo di 200.000 copie per quanto riguarda l'editoria, quindi la carta stampata per quanto riguarda i giornali. I bilanci perdono del 30% dell'editoria, appunto, e gli indicatori economici sono negativi. Diciamo che purtroppo il settore dell'editoria è quello che più soffre la crisi. Al pari, se non di più, degli altri settori. Ovviamente bisogna cercare le soluzioni perché in un settore dove la digital information continua a spingere e quindi a rubare mercato appunto a questo settore, dove il cliente è abituato a leggere gratuitamente le notizie dal web, da internet, c'è da trovare sicuramente le soluzioni. Noi oggi cercheremo di affrontare la questione. Probabilmente daremo qualche possibile rimedio. Io faccio un esempio: ad esempio, negli Stati Uniti c'è una nota testata di oltre 150 anni di anzianità che si converte, ha cambiato il suo ruolo da commerciale a non profit. Quindi, sicuramente questa potrebbe essere già una prima buona pratica, vale a dire convincere in questo caso lì in Italia il Parlamento, il legislatore a modificare l'assetto sociale delle appunto società di editoria per cercare di attirare fondi dal pubblico e dal privato e far capire che questo ha un ruolo sociale, la comunicazione importantissima e che quindi va preservata. Una domanda ulteriore, purtroppo gliela devo fare, però in questo modo vengono comunque punite ancora le piccole testate. Sicuramente i dati continuano a dire anche questo, una forte perdita di lavoro, ma soprattutto un altro dato importante è che cresce il precariato e soprattutto negli ultimi 15 anni è cambiata la forbice di ruolo tra dipendenti giornalisti e invece lavoratori autonomi e diciamo freelance. Questi ultimi infatti sono la maggioranza e soprattutto un altro dato ancora più importante è che la maggioranza dei giornalisti attivi
quindi quasi il 50%, guadagna sotto i 20.000 euro annui, il 40% addirittura sotto i 5.000 euro annui. Quindi questo è un altro segnale che ci fa capire che le cose non vanno bene, bisogna cercare una soluzione a questo problema. Grazie professore.